Buongiorno a tutti. Dunque, eccomi qui per un car vlog. Era un po' che non lo facevo, spero che questa volta le cose vadano meglio, perché l'altra volta il video non era un granché, l'audio ancora peggio, quindi stavolta invece ho per il video, sto provando la mia nuova Osmo Pocket, di questo poi ve ne parlo con calma un'altra volta, e l'audio sto cercando di registrarlo, ma non so se sta funzionando, vediamo un po', con questo microfono che però è attaccato al cellulare, perché non ho ancora almeno l'adattatore per il microfono per la Osmo Pocket, che pare esista solo originale e costa un sacco di soldi, costa 39 euro, sembra uno sproposito per un adattatorino USB-C microfono. Comunque vabbè, adesso della Osmo Pocket poi appunto parliamo un'altra volta. La settimana scorsa Fujifilm ha annunciato un nuovo obiettivo che verrà in realtà commercializzato a settembre, credo fine settembre, che secondo me è veramente molto molto interessante. È il 1680 f4, è un'ottica secondo me dalle caratteristiche impressionanti. Adesso vi parlo proprio delle caratteristiche tecniche, secondo me sono veramente, almeno per quanto mi riguarda, nel punto giusto per comprarlo, ecco, dal mio punto di vista. Intanto è un'ottica comunque compatta, ovviamente è un f4, non è un f2.8, però in questo modo sono riusciti a contenere veramente tanto il peso, prima di tutto perché pesa 440 grammi, quindi pesa fondamentalmente come un fisso luminoso, e 440 grammi fanno sì che, messo su un corpo piccolo come l'XT30, si sta sugli 850 nemmeno grammi, mentre messo su una XT3 si sta comunque un po' sotto al chilo. Questo è molto utile perché parliamo di un'ottica factotum, e veniamo ancora a altre caratteristiche tecniche. Un altro punto fondamentale è la compattezza: da chiuso è lungo 89 cm, che sono pochi per uno zoom con un'escursione di questo tipo. Altra cosa fondamentale, che secondo me è abbinata al fatto che non sia un'ottica luminosissima, è molto importante, ha uno stabilizzatore che è, almeno in casa Fuji, senza pari. Infatti Fuji lo dichiara come 6 stop di stabilizzazione. 6 stop sono veramente tanti tanti. Poi magari non sono 6, ma anche fossero 4, ragazzi, vuol dire che da F4 arrivate, diciamo, a un equivalente di F2.8, 2, 1.4, 1, come tempi che potete usare per lo scatto. Ovviamente stabilizzatore, lo sappiamo, non stabilizza i soggetti, stabilizza i movimenti della macchina fotografica, ma diciamo che questa secondo me è un'ottica perfetta da viaggio. Per come la vedo io la fotografia di viaggio, non è molto importante un diaframma particolarmente aperto, perché non sfoghiamo mai particolarmente lo sfondo, altrimenti stiamo facendo dei ritratti qualsiasi. Magari se fotografiamo una persona la vogliamo contestualizzare, quindi se apriamo troppo il diaframma, diciamo, perdiamo il contesto e quindi non è più una foto di viaggio, appunto. Per quanto mi riguarda, io faccio tante foto a ciò che vedo, a magari, non so, sia paesaggi naturali che paesaggi urbani, e in questi casi, quando i soggetti sono fermi, la stabilizzazione di 6 stop è utilissima, perché la possiamo scattare a mano libera tranquillamente, insomma, senza grossi problemi. Andiamo avanti con le caratteristiche tecniche. Fujifilm dichiara uno schema ottico unico, studiato apposta per questo obiettivo, in particolare per minimizzare il più possibile il focus breathing. Che cos'è il focus breathing? Quell'effetto che, quando viene cambiata la messa a fuoco sull'obiettivo, il cambio di messa a fuoco incide anche sull'angolo di campo, quindi quando magari mettiamo a fuoco una cosa vicina, è come se aumentassimo la focale. Questo è un effetto che in fotografia
non è un grosso problema, perché insomma poi nella foto non si vede, ma è abbastanza antipatico nei video, perché quando cambiamo appunto la messa a fuoco ci ritroviamo a cambiare effettivamente l'angolo di campo, insomma l'inquadratura, e questo è un problema. Quindi diciamo che anche qui questa è una cosa che loro dichiarano utile per i video, e secondo me allo stesso modo è molto utile per i video la stabilizzazione di 6 stop, quindi è un'ottica anche pensata per questo tipo di utilizzo, per l'utilizzo ibrido foto video. È un'ottica tropicalizzata, resistente alle intemperie, diciamo loro la danno per meno 10 gradi e per resistente alla pioggia, ovviamente non alla pioggia torrenziale, immagino, mi pare che ci sia scritto light rain, quindi una pioggia leggera, però insomma diciamo già normalmente una macchina fotografica anche non tropicalizzata è in grado, degli obiettivi non tropicalizzati sono in grado di resistere a qualche goccia d'acqua, cioè non è quello il problema, però vuol dire probabilmente che se voi vi ritrovate sotto la pioggia, sotto una pioggia in cui riuscite a stare diciamo voi, probabilmente anche la macchina fotografica e l'obiettivo, la macchina fotografica se tropicalizzata come i corpi top di gamma come la X-T3 e X-T2, X-T1 precedenti sono tropicalizzati, allo stesso modo potete stare tranquilli per l'ottica. Motore per l'autofocus, anche questo Fuji lo dà come sistema all'avanguardia, è un motore passo passo, non è una cosa nuova insomma in generale nelle macchine fotografiche di altre marche, credo che non lo sia nemmeno per Fuji, però insomma diciamo che Fuji garantisce un autofocus veloce ma soprattutto silenzioso, e anche qui probabilmente sempre per tornare al discorso video. Ultima cosa ma non meno importante, anzi a me piace molto questa cosa, ha una distanza di messa a fuoco veramente buona, perché mette a fuoco a 35 cm. 35 cm a piano focale, considerate che 9 cm circa è la lunghezza dell'obiettivo, vuol dire che state mettendo a fuoco a poco più di 20 cm, a 25-26 cm dalla lente frontale, e è tanta roba, tant'è che il rapporto di ingrandimento, che è poi quello che ci interessa come funzionalità diciamo macro, è di 0,25x. Vi assicuro che un ingrandimento di un quarto, cioè una riduzione in realtà di un quarto, è quasi quasi un'ottica macro, perché se prendete il 60 mm 2.8 sempre di casa Fuji ha 0,5. È vero che normalmente un'ottica macro dovrebbe avere un rapporto di riproduzione almeno 1:1, però diciamo che fare delle fotografie con un rapporto di ingrandimento di 0,25, vi assicuro che state veramente facendo, non essendo un'ottica propriamente macro, in realtà state facendo un ingrandimento veramente notevole per uno zoom di questo tipo, tant'è che ho verificato al volo, l'ho confrontata con varie ottiche sempre di casa Fuji, sia zoom sia fissi, togliendo i macro appunto, i due obiettivi macro, il 60 mm e l'80 mm, che hanno 0,5 e 1 come rapporto di riproduzione, in realtà questo 16-80 sarebbe l'obiettivo con rapporto di riproduzione più alto rispetto a tutti gli altri obiettivi, anche al 16 mm che è famoso per mettere a fuoco molto, molto da vicino. Il prezzo sicuramente non sarà basso, il prezzo di listino, se non sbaglio, credo che sarà intorno agli $800, se non ricordo male. Non è un prezzo basso, ma è un prezzo di listino, e secondo me molto molto cambierà nel momento in cui Fuji dovesse decidere di metterlo come ottica in kit. Potrebbe essere una mossa ottima, perché il 18-55 f2.8-4 è, lo sappiamo, un obiettivo fantastico, è un obiettivo da kit che in realtà ha una resa da obiettivo premium, però forse in bundle con le top di gamma potrebbe quasi risultare strettino, sarebbe bello, magari Fuji potrebbe decidere di mettere il 18-55 in bundle con la X-T30, per capirci, su quella fascia lì, e il 16-80 in bundle con la X-T3 o una nuova X-T4, come si chiamerà quando uscirà, una XH2, insomma non sappiamo ancora
bene che cosa succederà. Mettere un obiettivo in kit ne farebbe scendere molto il prezzo poi effettivo, perché intanto se ne troverebbero tantissimi sull'usato, e poi alcuni rivenditori, insomma, per vendere l'obiettivo ne abbasserebbero il prezzo, perché ovviamente se te lo ritrovi in kit difficilmente spendi una cifra molto alta per quell'obiettivo, insomma. Io non vedo l'ora di provarlo, e anzi, cara Fuji, è vero che io non sono uno youtuber con decine di migliaia di iscritti, però mi piace molto il marchio Fuji, sto provando un bel po' di cose di questa marca, e quindi sarebbe molto bello che Fuji tu mi prestassi una di questi 1680 F4 per provarlo con la mia XT20 magari, o con un'altra macchina che potrei rimediare. Ci faccio un pensierino, Fuji Italia, e per tutti gli altri che mi seguono, iscrivetevi al mio canale, così iscrivendovi aumento anche un po' il numero dei miei iscritti e Fuji mi prende in considerazione per poter provare questa fantastica ottica come tante altre. Sapete che io quando faccio recensioni non faccio recensioni prettamente tecniche, ma cerco di farle sempre calate in un contesto, ovviamente nel mio contesto, quello del fotoamatore, però in generale cerco appunto di pensare a quello che è poi l'utilizzo e quelli che sono pregi e difetti non assoluti, che secondo me poi effettivamente pregi e difetti assoluti è quasi impossibile definirne. Quindi sapevo che sarebbe uscito questo 1680, leggendo le caratteristiche tecniche ha confermato, e anzi devo dire che alcune chicche come lo stabilizzatore da 6 stop, la messa a fuoco da vicino quasi da macro, sono dei bonus che sono veramente veramente interessanti, quindi non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate, quindi scrivetemi nei commenti che ne pensate di un'ottica del genere fatta da Fuji, che ci ha abituato a delle ottiche fisse proverbiali per qualità e costruttiva e qualità ottica. Fuji fa bene a puntare anche su questi zoom all round, tutto fare. Qualcuno magari penserà di no. Secondo me Fuji fa benissimo a uscire con un'ottica del genere e includere veramente tanti nuovi clienti, secondo me, che aspettavano un oggetto tuttofare di questo tipo. Grazie ovviamente di avermi ascoltato, ditemi anche com'è questa cosa qui, com'è riuscita la questione del car vlog come video e come audio. Se non siete iscritti, ovviamente iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per essere aggiornati sui nuovi video. Buona fotografia e alla prossima, ciao ciao.